City Report. Siamo online. Bentornati amici di City Report, Tullio Trapasso, oggi siamo a Cassina dei Pecchi e andiamo a vedere il centro tennis del comune, abbandonato da parecchio tempo. Insieme a me sempre il nostro inavvicinabile nelle brutte situazioni Hermes. Eccoci qua. E Paolo Rusconi dietro alla camera. Cominciamo. Questo sopralluogo nasce dall'idea appunto del monitoraggio del territorio, degli spazi inutilizzati. Come vedete poco fuori, dietro l'albero caduto, uno degli alberi caduti, c'è proprio il cartello col nome della via, via Andromeda. È un piccolo ma grande spazio inutilizzato, non c'è segno di occupazione, chiaramente la struttura si presenta chiaramente incolta, molto rovinata, uno spazio che sicuramente potrebbe essere assegnato, potrebbe diventare un punto di ritrovo per i giovani del posto, ma anche i meno giovani. Invece è molto di più una savana in questo momento. E siamo nella parte Cassina dei Pecchi del tennis club. Qui una volta si giocava tennis. Sempre dentro al campo di tennis, chiaramente al campo da tennis c'erano le sue strutture di supporto, come vedete sono tutte vetuste, deteriorate, ammalorate. Alberi che sono caduti, la natura si è riappropriata di questo spazio che si trova in una zona abbastanza tranquilla di Cassina dei Pecchi. Siamo nella città metropolitana di Milano e in questo momento l'unica cosa che ci ricorda che siamo in un campo da tennis, forse a parte le strutture tutte diroccate, è proprio il passaggio attraverso questo cancelletto verde. E voilà, troviamo anche un tavolino, giustamente, il campo di tennis senza tavolino. E qui sono rimaste le reti, le altre strutture sportive sono qua dentro, sempre altri campi da tennis. E comunque la natura è sempre sovrana, si riprende tutto. Qua devi venire. Il passaggio direi che non è uno dei migliori. E ci ricongiungiamo qui col nostro amico Hermes che sta dall'altra parte. Ed ecco, qui abbiamo il nostro amico Hermes che ha già verificato tutto. E come potete vedere queste sono le bocchette di aerazione. Qui dentro c'è ogni tipo di bottiglia, come giustamente diceva il nostro amico. Questi sono i resti delle precedenti gestioni. Sala contatori e questa era anche la zona bivacco. Troviamo centinaia e centinaia di bottiglie di ogni genere. Mobili distrutti, batterie di auto. E questo è quello che rimane del campo da tennis di Via del Toro, dismesso da anni ma ancora ampiamente occupato ed utilizzato per bivacchi ed altro. Ed eccoci al bar dove troviamo già un grazioso barista. Buongiorno, cosa abbiamo le signori? Una Coca-Cola gasata alla spina. Arriva subito. Con il limone. Siamo entrati nel bar del club tennis, chiaramente chiuso, viste anche le condizioni, di Cassina dei Pecchi, via Andromeda. Guardate che posticino,
che potrebbe, come dicevo prima, benissimo essere riutilizzato per usi sociali, societari, per i giovani, un sacco di funzionalità. Non è neanche troppo devastato, certamente quei lavori da fare ci sono, ma è una bella prospettiva che si potrebbe portare avanti. Quindi testimoniamo questa cosa, ci sono molte associazioni che hanno bisogno di questi spazi. Ok, c'è la frigo. Il bagno della struttura. Ok, andiamo verso di là. Naturalmente, come al solito, graffiti di ogni tipo. Nuovo posto, nuovo ingresso, siamo sempre qui al tennis, locale adibito credo a, ci sono degli specchi, quindi potrebbe essere uno spogliatoio, ci sono anche i bagni, alcune bottiglie d'acqua buttate in giro così, un cestino della pattumiera con tanta pattumiera. Devo dire che anche qui sono spazi proprio di una volta, sono bassi, sono squadrati. Adesso Paolo Rusconi sta inquadrando quello che resta del bagno, delle porte del bagno. E possiamo anche uscire da qui e proseguiamo, perché sennò tra un po' qua diventerà buio. Anche qui, come sempre, troviamo un sacco di graffiti. Diciamo che queste scritte non sono propriamente amici di Salvini e della Lega. Il soffitto chiaramente, infiltrazioni d'acqua eccetera, è conciato in questa maniera. Troviamo anche mascherine, qualcuno si è fatto un giro durante il periodo di Covid, magari si annoiava, è venuto a farsi una passeggiata. E poi questo cartello dice comunicazioni scuola tennis, chiaramente comunicazione e anche vetro non ce ne sono più. Proseguiamo. Ok, alla contatori. Stranamente questa volta non hanno asportato nulla di rame, cavi e quant'altro, c'è ancora tutto per il momento. Questi sono altri bagni. Per favore non mangiate i cani. Questa è una scritta che non avevo mai visto. Per favore non mangiate i cani, grazie. Oddio. Una cosa incredibile. Proseguiamo con altri bagni e stanzine varie.
Devo dire che c'è un bel po' di bottiglie in giro, di gente che ci ha dato di brutto a bere acqua, poi, stranamente. Primo luogo che non devo censire il tipo di birra, eccetera. E beh, salutisti, centro tennis, dai. Queste sono le docce. Qua c'era un lettino, magari qualcuno si faceva il riposino tra una partita e l'altra. Oppure sarà vera la storia dell'istruttore con gli allievi. Beh, possiamo anche uscire di qui. Vediamo un po' di qua. Ok, procediamo da questo lato. E qui rivediamo la rigogliosa natura. Se vuoi, possiamo cominciare ad andare verso l'uscita. Hermes ci fa strada lui stavolta, che si ricorda sicuramente il passaggio. Sì, devo dire che c'è un sacco di immondizia sparsa dappertutto, guarda anche qua. Ragazzi dei campagna. Eccoci qua, una bella passeggiata tra i boschi. Purtroppo ci sono un sacco di schifezze, sedie. Ecco, potrebbe essere anche un bel parco giochi per i bambini. Un asilo. Una sede per alcune associazioni. Come abbiamo già detto prima, magari associazioni che l'hanno già richiesta. Beh. Queste sono tutte strutture che sono sempre visibili anche dai perimetrali di via Andromeda, che si potrebbero sicuramente buttare via, perché sono solo un rifugio per lo sporco, per i ratti e per tutto quello che non ci serve. E questo è quello che possiamo trovare fuori dai cancelli della proprietà che avete visto prima, del tennis di Cassina de Pecchi. Devo dire che c'è parecchia legna, un boscaiolo qua deve aver lavorato molto e un forno delle pizze potrebbe fare molto qui. Ecco, questa è l'ampiezza della struttura che vediamo dal di fuori. Come vedete la ringhiera è in condizioni pietose, in molti punti è stata anche rattoppata in maniera molto artigianale, come vedete, oltretutto rugginosa, si potrebbe far male qualcuno. Io rimango dall'idea che questi tipi di cosiddette sicurezze non servano a nulla, meglio non averle, o no, raderle al suolo e fare direttamente, sì. Diciamo che non siamo ai livelli di alcuni spazi che abbiamo trovato con delle aperture dove si poteva entrare con le macchine, addirittura con i camion volendo, però diciamo che anche qui a piedi con un motorino si entra tranquillamente. E le mascherine che abbiamo trovato all'interno dimostrano che comunque anche durante il periodo del Covid qualcuno è entrato, e non credo che sia entrato per farsi le lezioni di tennis, anche perché il campo non si vede più. Guardate qua, questo è un altro pezzo della recinzione, qua ci sono le case. Proseguiamo sempre con queste recinzioni raffazzonate, così come vedete, guardate qua, cioè si entra veramente in ogni dove, dappertutto. Tra l'altro, molto simpatico il nome della via scritto in questa maniera molto artigianale, Vicolo del Toro. Chiaramente questa struttura è in mezzo alle case, come potete vedere dalle macchine in sosta, dagli appartamenti, palazzi. Qui da questa parte vediamo c'è ancora una finestra aperta, che è una di quelle che abbiamo visitato prima. E guarda Hermes, ti faccio vedere una cosa che magari tu che sei più giovane neanche ricordi. Questo cartello giallo.
Ah, quello delle poste? No. No. Aspetta, aspetta che vengo. Che cosa ti ricorda il cartello giallo? Le poste telegrafo? No. No. Questo era quello che ti indicava che qui c'era un telefono pubblico dove se tu avevi bisogno potevi chiamare. Pubblico, all'epoca sì, di sì. Quando i cellulari certo, erano solo quelli della polizia. Esatto. Vabbè, direi che possiamo chiudere anche da qui. Vieni Hermes che chiudiamo insieme alla camera di Paolo Rusconi. E abbiamo fatto anche lo sport, ci siamo dati al tennis. Esatto. Che dire di questa esplorazione molto piccola? Questa più che altro di esplorazione è un monitoraggio, una segnalazione per appunto dare valore, sensibilizzare per questo spazio che merita sicuramente un futuro diverso. Quindi per oggi Tullio Trapasso, Hermes, Paolo Rusconi dietro la camera, da Via del Toro, Cassina dei Pecchi è tutto. Alla prossima! City Report! City Report! City Report! City Report.